La bidonville alle porte di Cassibile l'anno prossimo non dovrebbe esserci più. Da 15 anni, 300 stranieri, per lo più africani, con mezzi di fortuna realizzano un riparo a ridosso delle campagne di patate o delle serre di fragole nel Siracusano. Anche in piena pandemia si sono mossi. Non sono tutti regolari, molti hanno il permesso di soggiorno, ma in tanti sono impiegati in nero. Finita la stagione della raccolta, le forze dell'ordine fanno smantellare la tendopoli abusiva. La firma di una convenzione tra la prefettura e il sindaco dovrebbe mettere la parola fine con la creazione di un piccolo villaggio di casette prefabbricate. L'anno scorso il Ministero dell'Interno ha ceduto in comodato d'uso gratuito al Comune le unità abitative. Adesso il Ministero dell'Interno finanzia il progetto necessario alla realizzazione delle infrastrutture, quindi collegamenti idrici, fognari e il collocamento fisico delle unità abitative. Il Ministero dell'Interno ha erogato 242.000 euro, altri 17 moduli abitativi arriveranno dall'hotspot del porto di Augusta. Il tutto nel quadro della lotta allo sfruttamento illegale del lavoro di questi braccianti stranieri. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che tutte le aziende del territorio sottoscrivano un patto attraverso il quale tutti i lavoratori impiegati nella filiera agricola, parliamo dei lavoratori stagionali, migranti, siano iscritti in un database provinciale e solo da questo database le aziende attingano. Un progetto al quale se ne affiancano altri legati allo screening medico-sanitario e alla formazione degli operatori nelle associazioni di categoria.